Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, insegnaci l'arte dell'accoglienza, tra di noi e con le persone conosciamo appena, con gli amici e con coloro che vediamo raramente, con coloro che desideriamo avere vicino e quanti preferiamo allontanare. È attraverso ognuno di loro che ci vieni incontro e ci chiedi di riconoscerti. Amen. Dal Vangelo di Luca. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Immaginate se il giorno della nascita di vostro figlio o di vostra figlia all'ospedale si fossero presentati una ventina di poveri, di barboni, di delinquenti della città in cui vivete. Immaginate di trovarvi lì, nella stanza, per farvi complimenti, per voler vedere il bambino o la bambina. Quale sarebbe la vostra reazione? Minimo avreste chiamato la vigilanza e li avreste fatti allontanare. Quello che succede alla grotta di Betlemme non è molto lontano da quanto ho detto e immaginato. I pastori al tempo di Gesù, oltre ad essere poveri, erano accusati delle peggio cose, erano visti proprio male ed anche per questo che vivevano lontani dalle città, nelle grotte, con i loro animali. Ecco, questi pastori sono i primi ad arrivare da Maria e Giuseppe, sono i primi ad accogliere Gesù. Forse saranno stati anche dei pochi, poco di buono, ma di sicuro hanno saputo riconoscere in Gesù qualcuno di speciale. E questa è l'unica cosa importante nella vita, non lasciarsi scappare l'occasione dell'incontro con Gesù. Perché quando Lui entra nella tua vita veramente, in qualche modo la cambia sempre. Bisogna però riconoscerlo e saperlo accogliere. Noi invece spesso lo guardiamo da lontano e non abbiamo voglia di avvicinarci a Lui, perché sappiamo che chiederebbe troppo alle nostre vite. Finché invece stiamo a distanza, abbiamo sempre un alibi, una scusa per fare il minimo indispensabile e dire: «Ma io certe cose non l'ho mai sapute». È martedì, siamo ancora qui con Giuliano, Silvia, Elena, Davide e Mattia e la domanda questa sera la faccio a te, Davide. In questa settimana stiamo parlando di accoglienza, tu mi racconti un bel modo in cui hai accolto qualcuno? Io e la mia famiglia abbiamo adottato a distanza una bambina del Malawi che si chiama Sera Andrea. Quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.